Storie di donne è stato il tema dell'incontro organizzato ieri pomeriggio presso il Castello dell'Abate a Castellabate Capoluogo, dalla locale sezione della FIDAPA, guidata dalla presidente Roberta Piccirilli, per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti a donne impegnate nel sociale, nel commercio, nella sicurezza, nella cultura e nello spettacolo. Sono state premiate Fabiola Garello, capitano della Compagnia dei Carabinieri di Agropoli, Germana De Ri, giornalista, Fortunata Monzo, cantante, Angela Villani, ex atleta, Angela Perna, impegnata nel sociale, e Giuseppina Di Biasi, ultra novantenne, impegnata nel commercio. Sì, infatti il comune di Castellabate ha patrocinato questa serata, questa bellissima serata di questa sera, proprio a favore delle donne, quindi una serata che, ripeto, riguarda proprio il ruolo della donna, che il ruolo secondo me quotidianamente deve essere valorizzato, deve essere sempre un ruolo per quello che effettivamente la donna merita. Quindi senza la donna oggi la nostra comunità non sarebbe nulla, quindi la donna deve essere valorizzata per quello che effettivamente vale nel mondo della professione, nel mondo del sociale. La donna, ripeto, è parte fondamentale e integrante della nostra società. Praticamente abbiamo voluto questa giornata per ricordare delle donne del territorio che si sono contraddistinte nel nostro proprio, in vari campi, nel campo del commercio, nel campo del sociale, nell'ambito sportivo. E stasera abbiamo anche il piacere di avere qui il capitano Fabiola Garella, che è la prima donna che è al comando qui di un territorio del Cilento, una parte del territorio del Cilento. Infatti sta al comando di 11 stazioni dei carabinieri qui del nostro territorio, compresa Castellabate. Vuole un omaggio per queste donne, vanno ricordate a 360 gradi, perché non sono solo donne che si occupano del loro lavoro, ci sono donne che sono mamme, ci sono donne che sono compagne, mogli, nonne, praticamente a 360 gradi. Questa è la vera donna che noi vogliamo omaggiare. Per l'invito ringrazio la Presidente, ringrazio tutta l'Associazione, la Sezione di Castellabate, il Sindaco e tutti quanti voi presenti. Per me è veramente un onore essere qui, non mi aspettavo assolutamente questo riconoscimento, è veramente graditissimo, è un ricordo che mi porterò avanti, ma voglio dire, come tanti altri ricordi che ormai sono segnati indelebili nel mio cammino.